boom, 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 boom. Take it home with me. Invece voi uomini solo sapeste. Boom, boom, boom. Cinema Marte presenta Eyes Wide Shut, 1999, del maestro Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman. Andiamo a vedere brevemente la trama. Bill, un medico senza alcuna qualità, entra in crisi quando la moglie Alice gli racconta i suoi sogni di tradimento e quando una sua paziente gli confessa il suo amore davanti al cadavere del padre. Bill si farà tentare da una prostituta, parteciperà ad un festino orgiastico in maschera dove verrà scoperto e, per così dire, salvato da una donna misteriosa. È la stessa di cui osserva turbato e conturbato il cadavere all'obitorio? Un'opera di un artista unico nell'universo cinematografico, segreto e metodico, sorprendente, perfezionista, visionario e riservato, prepotente e fragile. Spaziare sull'intimo e sull'insolito e filmare con la pellicola spinta, come soltanto un grande fotografo rivelatore ha il coraggio di fare. Doppio sogno. È dalla fine degli anni 60 che Stanley Kubrick aveva acquistato i diritti al racconto che lo scrittore Arthur Schnitzler aveva pubblicato nel 1926. Eyes Wide Shut, l'invito subdolo del titolo a voler finalmente spalancare gli occhi, o proprio l'opposto, costituisce la molla dell'intrigo, quello di una fortunata coppia che decide di dirsi tutto. Quando tutto ovviamente significa sesso, e quando chi decide ovviamente lei. Da quel momento il ritmo delle buone maniere cede il passo ad una nuova dimensione. La vera natura dell'uomo affiora con la meccanica del racconto. Le maschere costituiscono lo schermo dell'ipocrisia. Eyes Wide Shut si colloca all'opposto del film al quale più assomiglia, Shining. La follia del personaggio di Jack Nicholson isolato nelle nevi erano la conseguenza ad una volontà di reclusione. I protagonisti di Eyes Wide Shut affrontano il rischio contrario, quello di aprirsi al mondo e alle sue tentazioni, due esploratori sprovveduti dell'inconscio. Ma ciò che rende unico e prezioso Eyes Wide Shut è la sua diversità rispetto all'universo poetico del suo autore. Non più un cinema di riferimento che si attacca ai generi tradizionali per raggiungerli con la propria importanza estetica e critica, ma un cinema sofferto, personale, forse per questo meno perfetto. Pochi film susciteranno le medesime riflessioni, ma senza lasciare nessuno indifferente, perché le sue immagini si depositeranno lentamente nelle memorie, anche in quelle di coloro che non amano la pellicola. Perché non è tanto il sesso quanto l'inquietudine ad essere al centro dell'opera, e quell'amore e morte ai quali tutti siamo confrontati, segnati dal peso indelebile della mano dell'artista. I personaggi, gli avvenimenti, le reazioni di Eyes Wide Shut ritornano sempre due volte. Prima nel nome di una fuga amorosa più o meno sognata, la seconda con gli stessi personaggi in un incontro ormai preceduto dalla morte. I movimenti suadenti della cinepresa, l'intuizione delle inquadrature, la puntualità degli elementi si imprimono a creare chiaroscuri e mezze tinte misteriose. Ai confini, in una metafisica dell'animo in cui lo sceno ha la sacralità di un canto religioso, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia nel 1999. Eyes Wide Shut, l'ultimo grande capolavoro del grandissimo maestro Stanley Kubrick. Andatelo a rivedere per rivalutarlo. Immergetevi in questa incredibile atmosfera. Buona visione. If you men only knew.